Andrea Bollani, avvocato dello studio legale Bollani di Lonato, di nuovo negli studi di Temporadio. Bentornato, avvocato. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Per chiamarci il numero lo 0376-631709. Poi ancora siamo in diretta Facebook sulla pagina del Gazzettino Nuovo e Temporadio su YouTube Temporadio Live. Allora, mi diceva che oggi, lei è puntualissima, è il 50° anniversario di una legge. Sì, ma non lo so, non lo so per mio merito personale, l'ho letto stamattina sul giornale. Beh, che oggi è il 50° anniversario della legge. Sì, beh, quello sì, della legge sul divorzio. E allora, siccome questo argomento l'avevamo già toccato naturalmente in modo un po' parziale, perché sì, in mezz'ora non si riesce più di tanto a approfondire, qualche settimana fa, qualche mese fa, ho detto perché non riprendiamo l'argomento da dove ci eravamo lasciati, quantomeno per approfondire gli aspetti magari che potrebbero interessare gli ascoltatori, perché mi ricordo che quella volta che ne abbiamo parlato si erano scaldati i cuori, c'erano arrivati una valanga di messaggi e di interventi, per cui credo che tra i vari argomenti trattati sia quello che ha interessato più, perché tocca nei cuori, ribadisco, e nelle tasche i soggetti che si trovano a avere a che fare con divorzio e separazione. Eh sì, assolutamente, tante volte giusta precisazione. Allora, dunque, lei aveva cominciato, riassunto delle puntate precedenti, lei aveva, tanto per cominciare, fatto una netta distinzione tra separazione e divorzio, nel senso, certo, che la separazione è pro tempore, può anche rientrare, il divorzio a questo punto è come se non si fosse sposato. Esatto, esattamente. Cioè, due divorziati che volessero, in America le fanno queste cose? Sì, ma anche in Italia ogni tanto, sì. Sì. Due divorziati che volessero tornare insieme e regolamentare, ma, devono risposare. Copiare gli americani nei pregi, no, sempre, no, vabbè. Tra l'altro, quando si parla di divorzio, molto spesso si finisce a pensare al film americano in cui è successo questo e quest'altro. Nulla di più sbagliato, perché voi non sapete quanti clienti vengono da me e mi dicono: mia moglie vuole il divorzio, mio marito vuole il divorzio, ma io non glielo do. E io devo spiegare: guarda, caro mio, che non è che è proprio così, cioè non è che è una tua concessione quella di dare il divorzio a tua moglie o a tuo marito. Se tu non vuoi darglielo, lei se lo ottiene lo stesso. Il procedimento magari sarà un po' più lungo, in cosiddetta contumacia, se tu non ti presenti, però il matrimonio si scioglie lo stesso. Ecco. Quindi l'americanata va bene, però fino a un certo punto. Quindi quando vedete le fiction a Ally McBeal o compagnia bella in cui sono davanti a un tavolo e si discutono di queste cose, sappiate che in realtà, almeno in Italia, ma credo anche in America, non è proprio così. Sono due categorie, avvocati e medici, che appunto sono purtroppo nell'immaginario, no? Lo stiamo perdendo, sai, la libera, no? Eccetera. Vabbè. Esatto, per esatto, i medici è lo stesso. Esatto. Come per esempio, io non ho mai sentito in un giorno in procura, che è la mia fonte di informazione, dire scusi vostro onore, mai sentito mai. Una volta. Sì, potremmo anche tradurli meglio sti film, vabbè, questo è un messaggio che non no, è. No, mai detto una roba del genere. Comunque, ecco, allora... quindi appunto, si dice spesso mi oppongo. Quello devo ammettere che si dice spesso, ecco. Bene. Tornando al discorso di cui stiamo parlando. Sì, esatto, stavi dicendo correttamente, due cose sono diverse. La separazione è una cosa temporanea, il divorzio è lo scioglimento del vincolo, che può essere sia in riferimento al matrimonio civile che sia in riferimento al matrimonio religioso, cioè è la definitiva separazione tra i coniugi. Quindi vengono meno di tutti i doveri, e mentre la separazione le attenua, e da lì in poi i coniugi possono risposarsi con altre persone, e se volessero, come stavi anticipando tu, per qualche strano motivo, riprendere la relazione che avevano avuto precedentemente col coniuge separato e poi divorziato e formalizzarla nuovamente davanti alla legge e davanti al Signore, no, davanti al Signore non si può, davanti alla legge, a questo punto devono nuovamente sposarsi. Quindi devono nuovamente andare in comune, fare nuovamente le pubblicazioni, fare tutta la tiritera che è prevista per il classico matrimonio, certo, civile. Per cui appunto proprio occorre risposarsi proprio. E quindi, ma la società è cambiata in che modo con la legge sul divorzio? Guardi, ieri io sono stato in tribunale a fare 3 o 4 udienze di divorzio e parlavo con una signora mia cliente che era abbastanza abbattuta per il semplice fatto che fosse lì. E
parlavo con lei e le dicevo: guarda che io dei matrimoni che nascono adesso non so quanti arrivano a concludersi perché la morte li separa, sinceramente. Perché se dovessi fare una non sono io in grado, né ho la pretesa di fare una statistica, però vedo quello che succede in un tribunale come quello di Brescia, come quello di Mantova e come quello di Verona, e vedo l'affluenza di gente che va a fare le separazioni consensuali e vedo l'affluenza di gente che va a fare le separazioni o i divorzi congiunti, per non parlare dei giudiziali, quelli in cui si litiga. E veramente è una grande percentuale i soggetti che concludono il loro matrimonio così. Ecco, quindi credo che la società rispetto a 50 anni fa sia totalmente diversa, ma proprio completamente. Non allora, lungi da voler fare un discorso morale, però comunque a sua, proprio brevemente, risposta standard, no? Come esperienza, c'è un po' di forse superficialità nello sposarsi ma anche nel divorziare. Beh, non lo dico io, che ci sono un sacco di persone che si sposano dopo 2 mesi che si conoscono, ci sono un sacco di persone che si sposano perché bisogna fare la cerimonia, perché bisogna fare, questo è vero, non lo dico io, non ho la pretesa di dirlo, certo. Però è un dato di fatto. Certo. Quindi bisogna fare la cerimonia, bisogna mettere l'abito bianco e quant'altro. Dopo i matrimoni seri fortunatamente ci sono ancora, però rispetto a 50 anni fa, quando magari i matrimoni finivano, ma purtroppo per chi era, si trovava in quelle condizioni, perché io sono comunque a favore di una legge che disciplini questa cosa, 50 anni fa, 60 anni fa non si poteva, il matrimonio rimaneva in piedi. Nonostante ci volasse in casa, volassero i piatti dalla mattina alla sera. Certo. E allora, quali gioie e quali dolori comporta? Allora, vi faccio una premessa. Come ho detto l'altra volta, sia la separazione che il divorzio possono essere congiunti, cioè fondati su un accordo tra le parti, oppure possono essere giudiziali, cioè in poche parole litigiosi, quando si va a discutere questa cosa. I tempi variano conseguentemente dal fatto che se si litiga il procedimento dura di più, se non si litiga il procedimento dura di meno. Faccio un esempio. La separazione, qualora sia consensuale, permette la proposizione della domanda di divorzio decorsi 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale. Una volta, fino a 4 o 5 anni fa erano 3 anni. Dopodiché è stato introdotto il cosiddetto divorzio breve. Quindi è stato detto, la legge che stabilisce che prima di divorziare dobbiamo aspettare 3 anni, la aboliamo, perché 3 anni effettivamente sono tanti, riduciamoli a 6 mesi. Qualora invece la separazione sia litigiosa, questo termine di 6 mesi diventa un termine di 1 anno. Cioè si può proporre la domanda di divorzio qualora sia passato almeno 1 anno dalla separazione. C'è un'altra forma, una terza forma di separazione che è di divorzio, che è quella davanti all'ufficiale dello Stato civile, cioè quella in comune. Se ne è parlato 2 o 3 anni fa perché è stata introdotta dalla legge in questi 2 o 3 anni fa e l'ho utilizzata anch'io, devo ammettere, perché molti vengono da me chiedendomi questa cosa e io dico: guardate, sì, è possibile, fate così, così, cos'ha, andate in comune. E effettivamente i costi sono diametralmente opposti. C'è da dire che è fattibile solo in determinate circostanze, con determinati requisiti, quindi non è sempre fattibile. Così come un ulteriore genere di possibilità di fare la separazione è quella attraverso, senza passare dal tribunale, attraverso un accordo, quello che si chiama negoziazione assistita, tra 2 avvocati che si mettono d'accordo loro per stabilire un contratto, chiamiamolo così, una previsione di condizioni. Dopo viene passata al tribunale, la procura lo verifica, se va bene lo omologa e abbiamo già finito tutto quanto. Il divorzio invece è una vera e propria causa, è una vera causa che si conclude con una sentenza che scioglie il divorzio. Naturalmente non c'è bisogno che lo dica io quali sono le condizioni che provocano la maggior parte dei litigi: il mantenimento dei figli e il mantenimento dei coniugi, perché c'è quasi sempre un coniuge in questi casi che chiede un mantenimento che l'altro non vuol dare per 1000 ragioni fondate o infondate, non è questo il momento di stabilirlo. Ci sono dei figli che devono essere mantenuti, perché i figli devono essere mantenuti giustamente, perché non è colpa loro se 2 genitori si separano, finché non raggiungono una determinata autosufficienza economica. E su questo, anche in questo argomento qua, noto spesso che vengono da me clienti, mi dicono:
io devo mantenere mio figlio finché non ha 18 anni. Non è proprio così. Anche questo magari è un argomento che agli ascoltatori può interessare, perché come dicevo mi viene chiesto spesso. I figli vanno mantenuti finché non sono economicamente autosufficienti. Qualche settimana fa, parlando con un mio amico che era venuto per questioni del genere, mi dice: ma io devo mantenere il figlio a 18 anni? No, finché non è economicamente autosufficiente. Questo ragazzo qua avrà 45-46 anni. Tu quando è che sei diventato economicamente autosufficiente? Lui mi ha detto: ah, non lo sono ancora. È ovvio che questa è un'iperbole, nel senso che non si può imporre a un genitore di mantenere un figlio fino a 40 anni. Però la legge stabilisce che finché non, che so, se studi, finché non hai completato il tuo percorso di studi che i tuoi genitori hanno approvato, non posso metterti sulle tue spalle l'obbligo anche di mantenerti. Adesso non c'era infatti stata a tale proposito una sentenza a Cassazione recente che appunto stabiliva una specie di limite, proprio perché c'era un 45enne che sì, dice sì, non sì, mi tra l'altro ancora. L'avevo anche pubblicata. Vabbè, allora fino alla pensione ti cioè metti. Praticamente si dice che una volta che tu hai finito di studiare, io non è che ti devo una Cassazione, una sentenza della Corte di Cassazione di un paio di mesi fa. Non è che io ti devo mantenere finché tu non lavori, non trovi il lavoro per cui hai sempre sognato. Cioè, una volta che tu hai finito di studiare, devi trovare lavori. Ecco, sì. Esatto, ecco. Io ti smetto di mantenerti se vedo che tu rifiuti i lavori che, anche se non sono quello che tu hai a cui hai sempre ambito, devi comunque attivarti per cercare un lavoro dignitoso. Certo. Non è che se io ho sempre sognato di fare il neurochirurgo, una volta laureato, finché non divento primario, tu mi devi mantenere. Questo è il concetto. Ovviamente io lo sto esagerando, no, però è certo. Per far capire, una volta che tu hai finito questa sentenza è stata messa proprio in relazione a dei ragazzi che studiavano. Una volta che tu hai finito il tuo percorso, ti devi attivare per cercarti un lavoro compatibile con la tua attività, ma nemmeno che sia il top di gamma, come direbbe, ecco. Quindi ovviamente. Questa è una sentenza che infatti ho anche pubblicato sul sito internet, è uscita qualche mese fa e in effetti ha avuto abbastanza anche risalto. Perché forse c'è un po' meno voglia di sacrificio, adesso può sembrare slegato, invece lo è. Ci sono stati tanti studenti lavoratori a suo tempo, quindi allo stesso modo io sogno di fare il neurochirurgo, intanto mi trovo un posto di lavoro da impiegato lì e finché. Questa però è una scelta. Questa però è una non... scelta, nel senso che il genitore, finché tu non hai quell'età standard e la autosufficienza economica, devi comunque contribuire al mantenimento. Quindi su quell'aspetto sì, poi è vero, è ovvio che ci sono quelli soprattutto fuori sede, gli universitari fuori sede, che magari si trovano un secondo lavoro. Io avevo tanti amici all'università che facevano anche un secondo lavoro proprio per permettersi questi studi, ecco, ma soprattutto per chi era fuori sede. Certo. Allora, fermiamoci un attimino con l'avvocato Bollani, Andrea Bollani, dello studio legale Bollani di Lonato. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte, stiamo parlando di divorzio, appunto, in occasione del 50° anniversario di questa legge. Arriviamo. Assieme all'avvocato Andrea Bollani dello studio legale Bollani di Lonato stiamo parlando di divorzio. 50 anni fa approvata la legge con un famoso combattutissimo referendum che poi fece da preludio un altro ancora, ma vabbè, di quello ne parleremo magari un'altra volta. Qua mi fa sorridere, dopo li leggiamo i messaggi tutti, ma io vorrei salutare un ascoltatore che dice: io l'ascolto volentieri anche se non penso di divorziare perché ho 84 anni. Però essere informato, insomma, lei lo fa bene, sono un avvocato in pensione, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo. Certo, mi fa venire in mente un film che vidi da bambino in cui c'è un giornalista che doveva fare un articolo su una coppia che stava per fare i 70 anni, 75 anni di matrimonio, e loro provocatoriamente avevano detto: no, ma noi adesso divorziamo. ed era ambientato in America, obiettivamente. Certo, certo. Ovviamente, perché non. E quindi, ecco, allora stava parlando proprio fondamentalmente cause di litigio principali, appunto mantenimento del coniuge, mantenimento dei figli, anzi mantenimento dei figli, mantenimento del coniuge, penso anche casa, automobile. Sì, la casa, teniamo automobile. Presente che la casa è un argomento che è correlato ai figli, nel senso che soprattutto nella separazione. E quando ci sono dei figli, come dicevo prima, non economicamente autosufficienti, l'assegnazione della casa segue il collocamento dei figli. Quindi il principio cardine è: i figli devono continuare a vivere nell'immobile in cui sono cresciuti, quindi nell'immobile coniugale. Quindi vengono collocati a madre perché hanno 6 anni ciascuno, la mamma abita nella casa coniugale e il papà deve trovarsi una nuova abitazione, sia che la casa sia sua,
sia che la casa sia in affitto, sia che la casa sia dei suoceri che l'ha andata incomodato. In tutti i casi l'interesse primario è quello dei figli, quindi la casa segue quell'aspetto lì. Poi ci sono mille altre faccende che possono ruotare intorno a questa cosa, e la casa può essere divisibile, quindi si può ricavare all'interno della grande abitazione un piccolo appartamento per il marito che può star lì, però il principio cardine è quello: i figli stanno nella casa coniugale e il marito nell'89% dei casi deve trovare una nuova sistemazione. Ecco, e questi sono, ne avevamo già parlato, delle volte i nuovi poveri, esatto. Tanto ci sono comuni. Il primo credo in Italia sia stato Bolzano a fare una casa per gli uomini divorziati. Non lo so, sinceramente. Credo che sia stato Bolzano. Potrei dire una sciocchezza, so che Bolzano l'ha fatto, però insomma, ecco, non. Credo che sia stato il primo comune, proprio perché appunto non più in grado di mantenersi praticamente. Mirella di Brescia le scrive: avvocato, le spiega molto bene i punti chiave delle situazioni ed è anche un bell'uomo, dice Mirella, quindi un saluto. Tra l'altro è del foro di Brescia l'avvocato. Dunque, se mia moglie ha la condivisione dei beni è sufficiente per... Ah, no, vabbè, questo è sull'eredità. Però è un errore in cui molto spesso i clienti cadono, quello di pensare che la comunione dei beni abbia rilevanza sempre. Attenzione, la comunione dei beni ha rilevanza nei matrimoni e quant'altro, nelle eredità la comunione dei beni non c'entra niente, o comunque c'entra pochissimo, perché la comunione dei beni fa sì che gli acquisti fatti da un coniuge in costanza di matrimonio, scusate il termine tecnico ma è questo, no, giusto, siano di proprietà di entrambi, ma quando uno dei due coniugi viene a mancare, le regole successorie si basano sulla proprietà, non sul fatto che una casa è stata acquistata in comunione dei beni, ma sul fatto che una casa è in proprietà o in comproprietà. Quindi mi rendo conto che molto spesso questo è un argomento che io devo spiegare ai clienti, perché è molto tecnico e non sempre facilmente comprensibile. Quindi cosa possiamo dire? Perché lui dice è sufficiente per proteggerlo eventualmente da quegli avvoltoi dei miei parenti in caso di partita, presumo non figli, evidentemente non diretti. Ma se lui ha una moglie, già la legge lo tutela con la successione legittima in favore della moglie, la successione ex legge. Naturalmente lui potrebbe fare un testamento disponendo di tutta la sua proprietà per quanto riguarda la quota disponibile, perché come abbiamo detto una volta, chi fa testamento non può disporre di tutto, però se lui ha già una moglie e non ha figli, aveva già il suo erede individuato dalla legge, quindi potrebbe stabilirlo. Poi certo, è ovvio che se tra gli avvoltoi ci sono i genitori, allora è meglio fare un testamento per escludere loro, perché i genitori ereditano una quota. Allora, mi perdoni, sto leggendo un messaggio chilometrico. Allora, questo però può essere molto interessante. Avvocato, salve, quando avevo 30 anni mia moglie morì in un incidente, subito si scatenarono le assistenti sociali per vedere se ero adatto a crescere nostra figlia che aveva 2 anni e cercarono di portarla via, dice, forse ricordo la causa, stava a Milano all'epoca, eccetera. Anche questa è violenza, vabbè, questa è una considerazione, sfogo. Uno sfogo probabilmente, ma succede, cioè lei ha detto 89%. Sì, ho detto un numero, è ritenuto così incapace di gestire i figli. Perché obiettivamente ci sta, dai, non sono così a favore del fatto che un bambino di 8-9 anni venga messo, collocato presso l'abitazione paterna, perché la mamma è sempre la mamma, cioè c'è poco da fare. Poi di solito nei rapporti marito e moglie, quando c'è un figlio il part time lo chiede la moglie, difficilmente lo chiede il marito. Dietro ai figli ci sta principalmente la moglie. Questo magari è un discorso, non voglio dire arcaico, però ancorato a una generazione fa, però di fatto è vero, è la mamma che gestisce i figli in un determinato modo. Poi, per carità, ci sono anche padri che lo fanno meglio delle madri, ma questo naturalmente il mio è un discorso in generale. Proprio per quello ho detto l'89%, proprio per non dire né il 90, ma nemmeno il 50. Di casi Kramer contro Kramer ce ne sono in Italia? Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, avvocato Bollani, con divorzio consensuale costa un occhio della testa, appunto, domanda. No, non costa. Credo che costi di meno, no? Allora, divorzio consensuale naturalmente costa di meno, perché non è una causa lunga come una causa ordinaria che può durare 4-5 anni. Facevo prima una battuta dicendo che c'era una famosa avvocatessa che diceva davanti alla cliente che si lamentava del costo del divorzio, le ho detto: ma scusa, tu quanto hai speso per sposarti? 15.000 euro?
e perché dovresti spendere poco per separarti? Faceva questo ragionamento qua. E quindi, però no, una separazione consensuale non è carissima. Poi dipende cosa uno intende, perché se uno intende di andare a fare una separazione consensuale con figli e proprietà immobiliari e spendere 500 euro, no. Se invece pensa di spenderne 5.000, no, ci sta sotto. Quindi la sicuramente non è un prezzo esagerato, compatibilmente con le tasche però delle persone. Comunque vabbè, è indubbio che la principale causa di divorzio, mi corregga se sbaglio, è il matrimonio. Esatto, è la prima causa. La prima causa. Allora, il divorzio e il matrimonio. Allora, Bollani, è vero che ci sono uomini violenti ma anche donne, certo, che lo sono e non, sì, se ne parla mai, sì, eppure stalking al femminile. È vero, e questo, è vero. Se volete dopo abbiamo anche un carabiniere che parlerà proprio di violenza. Quindi sì. Allora, poi ci sono dei messaggi che però riguardano altri temi, glieli leggo. Se volendo. Vuole, tanto. Allora, dunque, vediamo. Uno dice, avvocato, lei una volta aveva parlato di danni perché l'assicurazione non paga, fate anche questo? Certo, sì, l'infortunistica è il nostro, uno degli argomenti che facciamo, sì. Poi, avvocato, un cliente non vuol pagare le fatture, fate recupero crediti? Sì, crediti ingiuntivi, certo. Poi, altro messaggio, avvocato, scusi, lei fa anche consulenza sul lavoro, ha aperto un'attività, voglio essere sicuro di fare tutte le cose giuste, già c'è la pandemia che mi ha fermato, ci manca una multa, infatti. Sì, io naturalmente, signore, sono disposto senza nessun problema, però non vorrei che fosse una materia più da consulente del lavoro, parliamone e poi naturalmente si vedrà, oppure vada direttamente da un consulente del lavoro, perché se apre un'attività forse è più quella la... Voi avete un consulente... Sì, noi abbiamo un paio di consulenti del lavoro, quindi è commercialisti, però ecco... Sì, vogliamo indirizzare nessuno da nessuno, ecco, magari, certo, ognuno ha il proprio di fiducia. Poi ancora sull'eredità, guardi, non abbiamo figli, possiamo lasciare in eredità chi vogliamo o poi si scatena la guerra? Se non hanno figli, loro possono lasciare in eredità a chi vogliono, tenendo presente che un coniuge ha la quota di riserva, quindi un coniuge non può escludere l'altro coniuge. E se ci sono dei genitori, i genitori hanno una quota di riserva, quindi loro possono lasciare una parte del loro patrimonio senza figli a chi vogliono, non tutto, perché appunto il semplice, già il fatto che sono sposati fa sì che uno verso l'altro abbia un diritto di quota di riserva, necessaria o legittima. Mi scusi, ma perché le leggi sono sempre così difficili da capire e opinabili? Vabbè. Perché ci sono talmente tante ipotesi, talmente tante sfaccettature che è impossibile che una legge le comprenda tutte, quindi da lì c'è l'interpretazione. Qua credo che sia, adesso è un altro discorso, ma credo sia anche la lingua italiana che favorisce tra congiuntivo, condizionale, indicativo, alle 2000 sfumature. Oppure, ovvero, inglese, io avrei fame quindi mangiare. Ecco. In inglese c'è il sistema del common law che si basa sulla casistica giurisprudenziale, no? Quindi ogni caso fa legge. Quindi, ecco, esatto, quindi. E poi ce n'è ancora uno, dice, quando si può denunciare per diffamazione? Quando uno parla di male di uno alla presenza di altri, la diffamazione, mentre l'ingiuria è quando io do dello stupido a una persona direttamente, la diffamazione è quando io dico Pippo o Tizio ad altre persone che non c'entrano niente, è un e lo offendo. E questa è una la diffamazione. Esatto. Ok. Vediamo ancora, le chiedono a quanto ammonta l'assegno di mantenimento per i figli con uno stipendio medio e la moglie si lavora, ha diritto a un assegno di mantenimento? Allora, il mantenimento, non c'è una tabella che stabilisce quant'è il mantenimento dei figli. Tenete presente questo. Ogni tribunale ha la sua prassi e stabilisce che anche un coniuge disoccupato debba contribuire al mantenimento dei figli. Lo so, magari chi non si intende della vicenda può sembrargli un'assurdità, però non è colpa dei figli di un bambino di 2 anni se il padre è disoccupato. Quindi il principio è che anche i genitori disoccupati devono contribuire al mantenimento dei figli attraverso una somma che naturalmente è inferiore rispetto a un padre o ad una madre che percepiscono 2.000 euro al mese. Quindi poi vale in gioco la casa, vale in gioco di chi è la casa a cui viene assegnata, perché già il fatto che la casa sia mia, ci abita la moglie e coi figli, è comunque una forma di contributo, quindi magari in quel caso l'importo che io dovrò versare sarà commisurato al fatto che già do la casa. Tenete presente che il Tribunale di Brescia impone 250 euro ai disoccupati, quindi quello è un mantenimento, direi, minimo, per un contributo al mantenimento minimo, ecco. Bene. Allora, visto che siamo addirittura d'arrivo, abbiamo un minuto, qualche consiglio a chi si trovasse appunto nelle condizioni? Allora, il mio consiglio è quello di rivolgersi sempre a qualcuno che
che se ne intenda. Poi se la persona a cui vi rivolgete che se ne intende è una persona di vostra di fiducia, saprà lui consigliarvi e dirvi andate a fare la negoziazione assistita, andate a fare il matrimonio in comune perché non avete nulla da cui, di cui discutere, non avete figli, siete sposati da un anno e avete visto che non va bene. Oppure guarda che in realtà quello che ti vuole offrire questo per il mantenimento, oppure tu avresti il diritto al mantenimento, è una materia tecnica e come tutte le materie tecniche richiede la valutazione di un professionista. Io non andrei, non mi farei una diagnosi di una gastrite facendomela in proprio, quindi voi non fatevi una diagnosi o una valutazione di quello che è giusto e non giusto. Poi magari il vostro professionista a cui vi rivolgete dirà sì, il vostro accordo può essere omologato dal tribunale, no, guarda che il tribunale non lo omologherebbe e quindi sistemate qua, qua e quant'altro. Benissimo. Però una valutazione è sempre necessaria farla, a mio modo di vedere. Benissimo, allora ringraziamo tantissimo l'avvocato Andrea Bollani, in studio legale Bollani di Lonato. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Buongiorno.